Chi vuole condividere? 290 milioni per Cristiano Ronaldo. Jack Raspadori! Fenomeno! La cioccata cervi! Oh, ho fatto un gesto sbagliato. Salve ragazzi! E bentornati in questo nuovo episodio del Fantacalcio! Un mi piace per questo episodio! Per piacere! Proviamo ad arrivare a 3000 per altri episodi del Fantacalcio! E scrivetemi qui sotto nei commenti come vi è iniziato questo 2022! Tra lo scorso turno, la partita rinviata e questa giornata! Come siete messi in classifica? Siete pronti alla stagione di riparazione? Siete pronti ad abbandonare i vari simi, i vari bidonacci? Siamo pronti a liberarcene, ma prima di tutto mi piace e soprattutto ricordami di seguirmi nella piattaforma Viola, perché siamo sempre in live per i consigli del Fantacalcio ogni turno di Serie A. Ma prima di cominciare con il video e quello che vi devo raccontare, che ha dell'assurdo, scaricate la migliore app per quanto riguarda il mondo del calcio, che è OneFootball, disponibile nel primo link in descrizione per rimanere aggiornati e per non sbagliare una formazione di Serie A. Con tutte le notizie, calcio mercati, nuovi arrivi da qui fino al 31 gennaio, le statistiche dei giocatori, tutti gli highlights della Serie A. Se sei da PC puoi scaricarla scannerizzando il codice QR. Ma detto questo, iniziamo da quale Fantacalcio? No! Stavolta inizio dal Fantacalcio di YouTube! È arrivato il momento del Kaioken! Oh sì, andiamo subito dalla parte tragica, togliamoci il dente, sto Fantacalcio maledetto! Chiedo nuovamente scusa. Miglior attacco, peggior difesa, scorso turno, facciamo due gol e ne prendiamo tre! Siamo sempre lì in classifica, nel pantano, siamo 10 squadre in 7 punti, ragazzi, ma che cos'è sto Fantacalcio? Ma che cos'è? Questo turno, contro chi siamo? Contro i Footwork! Guardate quanti gol hanno rispetto a noi! Ne hanno 10 in meno e hanno un punto in più! Ma come? Cazzo fa? Formazione loro! In porta! Ancora Maitland Niles, gran cross per Abraham! Cragno! Ma oh, vabbè, dai! Sergio Oliveira! Ha subito il gol Cragno! Solo uno, in Roma Cagliari! Difesa! Difesa a 4! Augello, Bastoni, Palomino e Di Lorenzo. Tutto a posto, direte voi. Niente di eccezionale. Forse riesco a beccare l'avversario che non fa nulla. Eccolo lì. Eccolo lì. Elmas contro De Silvestri. Prova ad accelerare. Palla bassa, Lozano! Elmas, assist. Dai, lo so già. Prenderò gol anche stavolta. Chi c'ho gol? Giocatore dell'Atalanta. Il miglior attacco della Serie A. Che ha questo pallone! Pasalic, dentro Pessina, in area, Pessina! Andanovic! Ma non è finita, ovviamente! Non è... C'è l'attacco a due. Il primo attaccante è proprio lui. Fabio Quagliarella. Cervo, subito verso Quagliarella! Cioè, stava per segnare Quagliarella contro di me. Con tutto rispetto, Fabio, con tutto rispetto. È a 60, gli manca un attaccante. Fa la 66. Ed eccolo lì, l'attaccante dell'Inter, il migliore, quello che segna sempre, proprio lui. Cerca spazio Brozovic. Arriva il cross, Dzeko! Zero gol fatti. Ragazzi, ragazzi, per favore, non ci ricapita più, perché sennò sempre le solite scuse, facciamo due gol ogni giornata, poi non si vince mai. Allora, e allora dai, andiamo, andiamo col portiere. Voivoda, lascia lì Mandragora, ancora Voivoda, ancora Falcone. Falcone. Quindi tu mi vuoi dire che allora ho dovuto mettere per forza lui? La Barak va da Caprari. Un gol. A colpo di testa di Ceccherini, poi flipper e Antonin Barak. Due gol. Parte Barak, consigli, tocca. Tre gol. Ottima palla per Barak, regolare Barak. Fantascientifico. Quattro. Il peggior portiere per voto. Peggio di Sirigu, che almeno ha parato un rigore, ha preso tre. Due. Grande! Tutto inutile allora, direte voi! Ken assist, McKenny, gol! Tutto inutile! Tutto inutile perché poi vai a rivedere in difesa che mi giocano Rachmani e Di Marco! Anzi no! Di Marco no, perché mi entra lui! Il pallone a destra per Oliveira! Tiro di Oliveira! Calcio di rigore! È ammonito D'Albert! D'Albert!
4 e mezzo. Non è un buon esempio per i bambini e per quelli che amano il calcio. Vai, un 10, un 7 e mezzo. Che se ne fa? Andiamo col centrocampo. Zizi che pennella. 7, Salamino. Ancora Leao, cross basso, Salemakers. Guarda che gli ha imparato, ma andiamo avanti. Malinowski c'ha il Covid. Gli avete tolto anche Malinowski, mortacci vostri, chi è che entra? Tocco dentro, Barella con il tacco, D'Ambrosio! Col tacco aveva messo in porta D'Ambrosio, disperato. Guarda che ben giocato, in attacco, dicevo, ho messo Caputo in panchina. E chi ho schierato allora? Nico Gonzalez con 7! Ma io lo so che nel 2022 è partito a bomba. Punta! Pepe! Carica il destro! Poi va sul sinistro, non tira, Pempe! Niente, oggi niente Pempe! Poi pallone lungo, attenzione, Leao! Leao! Con il pallonetto! Rafa Leao! E allora se sei impallao, Joao, segna ancora, Leao! Non è finita qui perché sì, dobbiamo dirlo! Questo sfizio dovevo togliermelo. Biraghi! Va Biraghi! Parte lo stesso! No, aspetta, Trevisani, non ho capito bene. Chi è che ha fatto il gol? Parte lo stesso! No, vabbè, ragazzi. È Cristiano, è in Serie A, tira le punizioni e non è Ronaldo. E vinciamo questa partita 3-0. Se c'erano dubbi. Vabbè, hanno vinto tutte. Vabbè, in classifica siamo lì. Si è risalito un po' a china. Siamo a metà classifica, dovevamo essere in cima. Lasciamo perdere, il miglior attacco sempre una delle peggiori difese. E adesso è la Dame Messier. Fantacalcio della Fossa delle Marianne, lasciato per ultimo. Direte voi, perché per ultimo quel fantacalcio? Perché siamo a tre fosse di fila. Tre fosse di fila. Sì, siamo sempre ultimi, ma le abbiamo vinte tutte le ultime. Stiamo riprendendo quota, nonostante tutti i problemi, nonostante Ronaldo, battendo tutti i nostri avversari. E adesso tentiamo la quarta, e dico la quarta fossa di fila, il mio avversario, il terzultimo in classifica. Chi aveva in porta? Attenzione al destro di Svanberg che va a sbattere letteralmente sul palo. Allora, dai, forse non è andata così male. Difesa avversaria con Gin City, Criscito, che meglio se giocava perché avrebbe preso 4 come tutti i suoi compagni, e Isai col 6. Dalla panchina Ismaili col 5 e mezzo. A centrocampo Bernardeschi, mi voleva fare del male ragazzo, Pasalic, dentro Pessina, in area, Pessina! Handanovic! Immaginatevi Pessina, immaginatevi io, e immaginatevi io, essendo Juventina, dover esultare la parata di Handanovic. Follie! E poi tanto è inutile che esulti. Alessio, Salernitana Lazio. Lui ha due giocatori della Lazio. Due giocatori offensivi! Chi saranno mai? Felipe Anderson, arrivano in due, più veloce Lazzari, servito sulla corsa con gran passaggio! Felipe Anderson per Lazzari! Mai più scontato! E non finisce qui. Attacco. Pedro! È Pedro che va a prendersi la linea di fondo, mette sul secondo palo! È già tempo di raddoppio per la Lazio. Certo, logico, logico, scontato, dichiarato! E a questo punto, dai, fammi male! Paolo! Fammi male! Poi Artur, la porta verticale, ripallo Dybala! 10 di Dybala e si torna a perdere, perché tanto sta a 67, gli basta al 7 e fa 74, che da noi è la fascia del terzo gol. Chi gli manca? Lunedì sera, ultima partita, Dusan Vlahovic! Calcio di rigore! Parte Vlahovic contro Sirigu, il cucchiaino, Sirigu! Cosa? Ha sbagliato, 2 e mezzo, e allora è giusto così, è giusto andare a riprendere, è giusto provarci, Pallone profondo a cercare Vlahovic, l'aggancio sull'uscita di Sirigu, lo scavalca e stavolta il gol di Vlahovic c'è! Gol 6 e mezzo. Era sceso sotto i 70. Adesso per vincere devo fare 3! 73 e mezzo. A un briciolo dal terzo gol. Sta a noi, ragazzi. Domanda per voi. Sarà coscia con la Salernitana o Magnan con lo Spezia? Chi avrò mai scelto? Su il cross basso! Per l'1-1! Acutelo! Dall'altra parte, occhio a Giasi!
Josi! Ma dovevi fidarti della difesa della Lazio! Dovevi fidarti! Sì! E io dovevo prevedere lo Spezia che fa gol al 95esimo! Grazie, e ricopritemi di insulti! Ma andiamo avanti, partiamo dall'attacco, che tanto il prossimo turno gioco con il 4-5-1, non mi gioca neanche Pavoletti perché ha squalificato. Non ho messo Quagliarella, Simi è morto, vattene via, non te voglio più. Chi dovevo mettere in attacco? Chi, ragazzi? Ken. Ah, poi Arthur, la porta verticale, rimpallo Dybala! Ken, grazie Ken per l'assist. L'altro chi è? L'altro è Cutrone. No, no, nessun altro, ragazzi. L'altro non mi gioca, entra Giroud, 5,5. Bell'attacco. Bella merda, centrocampo. Çalhanoğlu. Çalhanoğlu, Sanchez in area, Sanchez! Io vorrei sapere che cosa gli ha preso Musso a Sanchez e Rassis. Questo Mandragora, ovviamente. Castrovilli, Fiorentina c'è una 6-0. Dov'è il numero 10 della Fiorentina? Non esiste. Lo buttano nell'arno. Non esiste. Allora chi mi entra dalla panchina? Ecco il cross interessante. Palla che sfugge, Thorsby! Si è tagliato pure i capelli! Lord Voldemort e non riesce a segnare da 5 metri di testa, porta vuota. E allora dico... Vai Weston! Controllo e cross sempre col mancino! E sempre per Weston McKennie! E certo che va Weston! Weston è l'uomo che non mi deve tradire! No, magari non mi pare. E allora se Weston c'è, se Weston si prende il 10! Altro check! Il dialogo con Pairetto. Penalty per la Roma. Ragazzi, non vorrei dirvelo, ma c'ho Veretù! Sergio Oliveira si presenta così. Ma da quale anno il mondo? Il mondo non tira i rigori Veretù nella Roma. Non li tira, vabbè. Allora sapete che c'è? Avete tolto i rigori a Veretù. Musso ha fatto quella parata su Çalhanoğlu. Ma avete tolto Ronaldo, ma avete tolto tutto! In difesa mi sono rimasti Dumfries e Mancini! Gioco in un fantacalcio di fiorentini, sono toscano, mi dispiace. L'avete voluto voi. L'avete voluto voi. Qui secondo me siamo lontani. Messi parte lo stesso! 3-0! Preso Ronaldo col gol della serata! E non solo un gol! Perché con un gol non mi basta, vince! Cristiano va! Niente, insisti. Parte lo stesso! Insisto! E solito! Silenzio! Siamo sempre ultimi! Ma è un messaggio che mando a tutti voi! Se io ci devo credere, tu non devi smettere di farlo! Mai! Dio del calcio, se ce n'è uno! Guarda lì! Guarda lì!